Buonasera al presidente Giovanni Totti. Buonasera a voi. È stato approvato di recente in regione il DDL sull'edilizia popolare, criticatissimo dai detrattori, quindi dall'opposizione, definito come un'offesa ai diritti di tutti i cittadini. E addirittura nel suo articolo 4 un manifesto di indignità totale. È una legge che non discrimina nessuno, non penalizza nessuno, ma aiuta gli italiani e i liguri che hanno un momento di difficoltà. Parte dal concetto che chi fa parte di una comunità ha diritto ad essere aiutato dalla sua comunità. Chi è arrivato a far parte di questa comunità avrà diritto anche lui, ma chi era qua tanti anni fa, chi ha dato, ha pagato con le sue tasse, ha fatto studiare i suoi figli, se ha un momento di difficoltà viene aiutato. È una semplice regola di buon senso, nulla di più, nulla di meno, una regola che lega i cittadini alla propria terra, al posto dove hanno pagato le tasse, dove hanno lavorato, dove hanno costruito una famiglia, che un ligure che vive qua da tanto tempo e da tanto tempo contribuisce ai bisogni di questa terra con il suo denaro e il suo lavoro, in un momento di difficoltà possa essere aiutato dalla sua comunità, mi sembra, ripeto, una regola su cui non si dovrebbe neppure discutere, figuriamoci polemizzare. Se c'è qualcuno che ritiene che le cose debbano andare diversamente, questi non siamo noi. Certamente fino ad oggi la sinistra in questa terra non ha garantito niente a nessuno, quindi non aveva da scegliere a chi dare prima qualche cosa. Era nulla per tutti, tranne che per i loro privilegiati, i loro tesserati, i loro amici, i loro parenti. Sui parenti potremmo aprire una grande parentesi molto vasta e anche molto interessante. Quindi noi continuiamo per la nostra strada, chi vuole criticare critichi, la Liguria sta diventando qualcosa di diverso. Stefania Pucciarelli, consigliere regionale Lega Nord, buonasera Stefania. Proponiamo a lei la stessa domanda fatta al presidente Totti, cioè le sue spiegazioni sugli attacchi che l'opposizione sta facendovi sul DDL edilizia popolare appena approvato in regione. Diciamo, l'opposizione sta facendo degli attacchi puramente strumentali. Per quanto ci riguarda, la norma che siamo andati a modificare, che innalza 10 anni la residenza nel territorio nazionale per le persone che arrivano da paesi al di fuori dell'Italia, per noi è una norma di buon senso, anche perché chi arriva dal giorno prima si metta in coda e faccia la fila come hanno fatto tutti gli altri. Di per sé è giusto tutelare quelli che sono gli italiani e i residenti da più di 10 anni nel nostro territorio, che possono essere anche degli immigrati regolari. Questa è una tutela anche nei loro confronti. Queste persone che sono nate o che vivono da molto tempo nella nostra nazione sono coloro i quali hanno contribuito allo sviluppo della nostra nazione, per cui è giusto che venga garantita loro una priorità rispetto a tutti gli altri. E questo è uno dei requisiti che è stato introdotto nella riforma di legge. L'altro requisito è la possibilità finalmente ai padri separati, ai genitori separati come linea di principio, possessori di un'abitazione che comunque da una sentenza in caso di separazione sia stata concessa all'ex coniuge e alla prole, di fatto fino ad oggi non potevano partecipare ai bandi proprio perché possessori di un immobile che allo stato attuale di fatto non possono utilizzare. Fino ad oggi succedeva che questi genitori separati troppo spesso dovevano dormire nelle macchine perché non avevano la possibilità di partecipare ai bandi per le case popolari. Oggi con questa riforma questo può essere consentito. Grazie a noi, chi ha un'amorosità incolpevole dovuta alla perdita di lavoro o per problemi di malattie potrà diluire questa amorosità in un periodo maggiore, perché abbiamo anche lì ampliato quello che è il piano di rientro. Abbiamo dato la possibilità anche alla vendita di edifici in zone di pregio, che allo stato attuale sono comunque edifici ubicati in zone dove non c'è richiesta abitativa e sono oltretutto degli edifici fatiscenti. Una volta venduti questi immobili potrà essere, con quello che verrà introitato, potrà essere realizzate nuove edifici popolari e potranno essere restaurate quelle che sono già costruite. Per cui quello che stanno mettendo in piazza in campagna elettorale gli amici del PD e dell'opposizione in genere, perché in questo frangente purtroppo devo riscontrare che anche 5 Stelle sono stati pari pari a quello che è la politica del PD. Una politica che è solamente strumentale, che pensa a tutto il resto del mondo e in ultimo non pensa proprio in modo più assoluto agli italiani, mentre invece per noi prima vengono gli italiani, da sempre e non in campagna elettorale solamente.